Pace a te, anche oggi siamo insieme, grazie siano rese al Signore. Cominciamo una buona settimana, con l'aiuto del Signore anche questa settimana faremo tante cose belle. Soprattutto quando digeriamo e ci nutriamo della parola del Signore, è la cosa più importante che possiamo fare, perché questo dura per l'eternità. Sì, perché la parola di Dio quando arriva nei nostri cuori cambia la nostra vita, ci fa fare delle scelte che ci salvano non solo per la vita presente ma anche per l'eternità. E beh, prima che andiamo avanti ti voglio ricordare che è tempo dei calendari, forse non hai il calendario, te lo vogliamo mandare gratuitamente. Te ne arrivano due così, uno per te e uno per un tuo amico, non lo lasciare nel tiretto sii un distributore o una distributrice. Perciò non appena passa lo spot prendi nota dove lo devi ordinare ed ordinalo subito. Poi c'è anche l'altro fatto che puoi ordinarli per le missioni o se non li puoi distribuire lo facciamo noi. Però ti voglio raccomandare, fai un calcolo di quelli che ti servono per la tua famiglia, per i tuoi amici. 15, 20, 30, fai bene a regalare un calendario in questo tempo, secondo le possibilità che hai, ma non ti privare perché ora puoi donare qualcosa che viene ben accettato, A febbraio non lo puoi fare più, perciò approfittane prima possibile. Fai un calcolo per i negozi che vai a fare la spesa. Dal meccanico, dal supermercato, dal macellaio e così via. Gli regali un bel calendario. Fai due cose, resti con una buona amicizia e semini anche l'Evangelo. Ricordati che è importante. Ci sono tante sorelle che li ordinano insieme. Per esempio, si mettono d'accordo due o tre sorelle e ne ordinano un cartone da cento per poterli distribuire. Così fanno l'opera del Signore, fanno ciò che il Signore vuole che dobbiamo fare. Bene, approfittiamone. Ora segui questo spot che passa così prendi nota dove lo devi ordinare. Fai una foto sulla televisione così se non rispondono subito perché sarà sicuramente sovraccaricato, chiami più tardi in modo che puoi averli prima possibile. Noi il giorno dopo già li facciamo partire, perciò vai tranquilla, vai tranquillo per ordinare quelli che ti servono. Dio ti benedica, andiamo avanti. È arrivato il nuovo calendario Parole di Vita 2023. Ordina la tua copia gratuita. Oppure è disponibile nei formati da 50 pezzi a 57 euro. Oppure da 100 pezzi a 115 euro. Spedizione gratuita. Ordina adesso chiamando al numero 39 0975 372 210. Oppure scrivici su WhatsApp. Scrivici via email a infochiocciolaparoledivita.org. Oppure online sul sito www.paroledivita.org. Ah, dimenticavo. Se desideri evangelizzare, ma non puoi distribuirle, in fase di ordine fai richiesta di distribuzione. Lo faremo noi per te. Dio ti benedica. Abbiamo finito questo, ora cantiamo un bel canto. Cantiamo il numero 834. Però, ti raccomando, canta insieme con noi. Fa diventare tue le parole, e insieme ci nutriamo della parola di Dio numero 834 che dice Insieme a te cantiamolo insieme Ebbene, andiamo avanti, vogliamo insieme pregare. Mettiti insieme con me, cerchiamo il Signore, perché abbiamo bisogno di Lui. Ricordati che senza di Lui non possiamo fare nulla. Gesù ha detto, senza di me non potete fare nulla. Magari tu pensi di fare tante cose, però tutta roba che resta qui. Lui parla di cose eterne, cose che durano, perciò abbiamo bisogno di Lui e ci vogliamo rivolgere a lui con tutto il nostro cuore. Chiudi gli occhi insieme con me, fermati, mettiti un poco seduta, mettiti un poco seduto, riposati il corpo e nutri lo spirito. Sai lo spirito poverino, il nostro spirito, è sempre lì, incastrato al centro del nostro essere e viene così sempre chiuso dalla carne che approfitta della sua debolezza. È forte, ma è debole perché la carne lo comprime e noi smantelliamo un po' la carne e facciamo spazio allo spirito. Quando noi ci mettiamo così, facciamo spazio allo spirito che prenda forza nella nostra vita, perché lo nutriamo con la parola di Dio. Perciò preghiamo insieme. Signore, veniamo a te insieme con la sorella, col fratello, così mentre stiamo nella tua presenza e ti chiediamo un'assistenza speciale oggi, sì, per mezzo della tua parola. Sì, Signore, sì, Signore. Parla ai nostri cuori e facci convergere verso di te per, per avere quell'alimentazione che abbiamo bisogno, se ci siamo staccati un poco. Facci subito ritornare a te, Signore, sì. Proprio come i pulcini quando vedono qualche pericolo corrono subito sotto la chioccia. Facci correre sotto le tue ali al tuo riparo perché tu sei il nostro rifugio per sempre. Ti ringraziamo per la tua parola che ancora oggi ci aiuta per accostarci a te e a te signore vogliamo rendere lode onore e gloria ora e sempre 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 alleluia amen 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 volevo dire sempre 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 basta una volta c'era uno per dire tutto diceva sempre quattro cinque volte tutto 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 al che qualche un altro gli ha detto quando dici tutto già è tutto, però quella la voglia di dire tutto, la voglia di dire sempre, 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 lodare il Signore è buono per noi. Questa mattina vogliamo parlare di un profeta, Gioele, questo profeta, questi profeti, non solo lui, non era un messaggio come quello della domenica, lo diamo la domenica, poi la domenica dopo ne diamo un altro. I profeti dell'Antico Testamento, quando Dio gli dava un messaggio, si spostavano e portavano quel messaggio lungo il percorso, come faceva Gesù nella Galilea, camminava e quelli che incontrava dove c'erano delle persone, Dio prendeva questi uomini nel loro habitat e lì cominciavano e poi continuavano. Per esempio quando chiamò Amos, Amos abitava in una zona, Tecoa si chiama, vicino faceva il mantriano e si trovava in una parte dove c'era un fortino, dove c'era un via-vai di persone che andavano e che venivano. Sai quelle strade di una volta che c'erano era, le taverne dove si mangiava, dove si riposava, con i con buoi, con gli asini e così via, che era una strada di passaggio e Dio lo prese proprio lì, disse lascia le tue mandrie e vieni qua. E così questi passanti che si muovevano da una parte all'altra, lui ogni giorno portava il messaggio di Dio. A noi invece fa diversamente. A me mi ha chiamato qui insieme con te e grazie a Dio ognuno deve rispondere della chiamata che ha. Oggi abbiamo un invito al, un invito al ravvedimento, ma è proprio questo profeta che lo dice. E noi vogliamo vedere insieme che cosa dice, quali erano le condizioni. E come lui promette qualcosa di grande che in parte già si è realizzato. Pensa che è stato lui che ha parlato del, della discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. Egli non solo parlava al presente, ma parlava anche al futuro, perché i profeti fanno questo, ci fanno vedere il momento che stiamo vivendo. Ed anche il futuro quale sarà? È la stessa cosa per noi anche oggi. E per certo ci parlerà in un modo speciale, perché è un linguaggio semplice. Questa gente non, non diceva paroloni, con esempi pratici. In mezzo ai contadini portavano quegli esempi che aiutavano a comprendere il pensiero di Dio. E eh, beh, anche noi dobbiamo stare attenti perché molte cose non tanto li comprendiamo, però ci sono tanti simbol simbolismi che ci aiutano a comprendere. Bene, leggiamo insieme in Gioele capitolo 2, verso 3 e 4. Davanti a lui un fuoco divora, dietro divampa una fiamma. Prima di lui il paese era come il giardino di Eden, dopo di lui è un deserto desolato, nulla gli sfugge. A vederli sembrano cavalli, corrono come dei cavalieri. A vederli sembrano cavalli, in quel tempo i cavalli non servivano come adesso per l'agricoltura, c'erano i buoi che facevano questo. I cavalli venivano usati per la guerra. Ora il riferimento era che le cose non stavano bene e che ci sarebbero state delle invasioni se il popolo non si fosse avvicinato a Dio. Infatti, nel verso 5, leggiamolo insieme, lo conferma. Sembra un fragore di carri, carri da guerra, cavalli con carri da guerra. Quando saltano sulle vette dei monti, crepitano come la fiamma che brucia la stoppia. Sono come un popolo poderoso e schierato in battaglia. Beh, allora questi tre versi ci fanno comprendere che c'erano, il Signore stava stabilendo dei contrasti contro il suo popolo se non fosse tornato a Dio. Noi questi simbolismi non tanto li comprendiamo, ma loro li comprendevano, però sono certo che li comprendiamo anche noi questa mattina, perché è vero che non siamo in Palestina, ma è vero che le guerre ci sono pure da noi, e tante veramente. Fragori di carri, poderoso, schierato in battaglia. Leggiamo nel verso 7, ci fa vedere che proprio di guerre parla. Guardiamo. Corrono come prodi, danno la scalata alle mura come guerrieri. Eccoci qua. Ognuno va diritto davanti a sé e non devia dal proprio sentiero. Corrono come prodi, sulle mura come guerrieri. Beh, ora cominciamo a capire anche noi. Parla di guerre, di eserciti che Penetrano profondamente da tutte le parti, corrono come prodi sulle mura, come guerrieri. E il verso 8 ne parla ancora. Guardiamo insieme. Nessuno spinge il suo vicino, ognuno avanza per la sua strada. Sono tanto impegnati a portare avanti la loro guerriglia, guerra, eh? si slanciano in mezzo alle frecce e non si importano di niente, non rompono le file. Cioè l'idea di questo verso ci fa comprendere che sono, è un tipo di guerra che non ha ostacoli e che non la può fermare nessuno, Signore aiutaci, l'idea di questo verso ce lo completa il verso 9, guardiamo ancora, dice così, invadono la città, corrono sulle mura, salgono sulle case, entrano per le finestre, come ladri, che non c'è uno spazio che non viene raggiunto. Cioè è un tipo di guerra, un tipo di guerrieri, un tipo di guerra che è senza sosta e non solo. Vince senza perdere tempo. Ogni spazio viene raggiunto. Ci sono dei versi dove Dio, quando il suo popolo doveva conquistare la terra promessa, dice che Dio mandava dei calabroni davanti al suo popolo. Beh, che cosa facevano questi calabroni? essere mai che i calabroni potevano combattere per il popolo di Dio? Eppure sì, perché le loro città fortificate, il popolo di Dio, dopo che ha vinto la prima battaglia del, delle mura di Gerico, dopo ha dovuto combattere in prima persona. E dato che le città erano fortificate, la gente si chiudeva dentro e non usciva dalle mura. E come facevano per entrare i soldati del popolo di Israele? Allora Dio mandava i calabroni che passavano sotto le porte. Le porte allora non erano proprio come le porte nostre, con tutte le fessure chiuse. Le case erano un po' malandate e questi calabroni riempivano la città, che queste persone erano calabroni velenosi, che queste persone erano costretti a correre fuori perché i calabroni li mordevano, non potevano dormire. E così questi calabroni era l'esercito di Dio che aiutava al popolo di Israele per avere la vittoria e conquistare le città fortificate. Qui notiamo, per far uscire dalle case i nemici del popolo suo, per entrare nella terra promessa. Qui invece notiamo che c'è un altro tipo di combattimento. Per certo parla di guerra, di grandi vittorie che non si fermano, ma che cosa può essere? Leggiamo nel verso 10. Dice, davanti a loro la terra trema, oh, i cieli sono scossi, il sole e la luna si oscurano. Le stelle perdono il loro splendore. La domanda è, ma che razza di guerrieri sono questi? Signore aiutaci. E beh, ai nostri giorni ci sono questi. La bomba atomica, per esempio, che cosa è? Entra e non ci sono rifugi che bastano. Il Signore parla degli ultimi tempi, ci sarà proprio questo. Terra, sole, luna si oscurano con il seguito di devastazioni, terremoti, sconvolgimenti cosmici, attestati anche da Gesù. Gesù dice la stessa cosa. Ci sono centinaia di anni da quello che dice Gioele a Gesù, ma Gesù ci parla proprio di questo. Gioele è un profeta, Gesù ha profetizzato, perciò non erano cose per il loro tempo. Alcune cose erano per il loro tempo, altre sono per i nostri tempi. Convolgimenti cosmici attestati anche da Gesù come segni dei nostri tempi. Allora oggi a chi parla il profeta? Parla a noi cara sorella, parla a noi caro fratello. Come parlava attraverso di Pietro, quando gli Israeliti dicevano che erano ubriachi, Pietro si alzò in piedi e disse: no, 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 questi non sono ubriachi, questi sono ripieni di Spirito Santo, come disse Gioele. Ecco la profezia, la profezia viene data e poi ci sono gli adempimenti futuri, vengono predetti e ci sono dei tempi. Ora in quale tempo siamo secondo te? Dalla descrizione che abbiamo visto insieme e di quello che dice Gesù, lo sai che sta parlando proprio del nostro tempo? Guardiamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 24, il verso 7 e il verso 8. Dice così, leggiamo, perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno. Ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi. Guardiamo il verso 8. Ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Vuol dire che siamo all'inizio di una nuova era. Ci siamo tanto affrettati in questi ultimi 50 anni a sviluppare una tecnologia oltre la misura che noi possiamo immaginare, ma sarà questa stessa tecnologia che ci distrugge. E perciò il Vangelo questa mattina parla a me e a te. Carestie, terremoti. Ascolta i telegiornali, cose dell'altro mondo, sconvolgimenti cosmici. Ci sono sempre stati fenomeni di disagio, ma mai come questo tempo. Qui, più avanti, ne parla anche Gioele, non solo Gesù. Ma Gioele anticipa questi tempi. Nel capitolo 2, verso 31, dice che accadrà tutto questo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Nel capitolo 3, verso 15, ancora lo ripeto, con parole diverse perché i fenomeni che stiamo vivendo sono così tanti, uragani, tsunami, ogni giorno escono parole nuove per eventi nuovi che si, si presentano. Leggiamo il verso 15 del capitolo 3, il sole e la luna si oscurano e le stelle perdono il loro splendore. Gesù continua nel capitolo 24 di Matteo. Leggiamo dal verso 27 al verso 30, così mettiamo insieme e comprendiamo che come si avverò ciò che Gioele aveva detto nel giorno della Pentecoste, ci fu la effusione dello Spirito Santo a livello globale, Così ci sarà a livello globale questo fenomeno che noi leggiamo. Leggiamolo insieme. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Dunque, dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Vuol dire che. Noi ci spostiamo, noi salvati, ci spostiamo dove, veniamo, dove vediamo questo fenomeno che si muove, perché per i salvati è un incontro col Signore, ma per i non salvati non è così. Leggiamo ancora il verso 29 e verso 30. Subito dopo la tribolazione di quei giorni. E beh, penso che ci siamo nella tribolazione. E la stiamo vivendo peggiora ogni giorno, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Gioele continua, nel capitolo 2 verso 11 dice, il Signore fa sentire la sua voce davanti al suo esercito perché le sue schiere sono innumerevoli perché l'esecutore della sua parola è potente, perché il giorno del Signore è grande, davvero terribile. Chi potrà sopportarlo? Punto interrogativo. Secondo me nessuno. Solo quelli che sono dalla parte di Dio. Perciò il messaggio... Lo stiamo comprendendo perché Dio ci dà questo messaggio. Perché se passiamo dalla parte di Dio, è l'unico rifugio che ci può riparare. Non esistono rifugi diversi se non quello di andare a Dio: invito al ravvedimento, invito di un vero ritorno a Dio. Tutto questo. In altre parole ci parla del ritorno del Signore Gesù, ma Dio non si ferma neppure mentre i capi del mondo in questo tempo stanno col dito sul bottone rosso di far partire questi eserciti invisibili che abbiamo appena letto della bomba atomica. I capi del mondo stanno per schiacciare il bottone rosso con il nucleare, Russia, Corea del Nord, Iran e poi Israele per difendersi farà la stessa cosa. E poi chi più ne ha più ne mette, perché tutti si sono attrezzati per questo tipo di eserciti che sale tutte le mura, che entra in tutte le case e che nessuno li può fermare. Leggiamo nel verso 12, il Signore ci parla che ci vuole salvare, perché se non ci manda il messaggio? Non di meno anche adesso, dice il Signore. Tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Dio, persino in una fase come quella che vediamo, ci invita di correre a Lui, perché non c'è un rifugio più sicuro che quello di andare al Signore. Lo dico con calma perché è importante che noi sappiamo, il Signore ci ama e prima che sia troppo tardi, eh, lui fa un poco come Davide. Davide cercava di raggiungere la pecora fino nella bocca dell'orso, fino nella bocca del leone. Il figlio di Davide ha la stessa intenzione per te e per me. Ci vuole strappare dalle fauci del leone prima che sia troppo tardi. E per questo egli ci invita di accostarci a lui. Ci chiama attraverso questo messaggio. Non me lo sono inventato. Lo Spirito Santo questa mattina, quando non sapevo, mi ha detto: leggi dal ta e io ti darò il messaggio che devi portare. Dio persino in una fase come quello che vediamo ci invita di correre a Lui. Leggiamo il verso 13, se andiamo a Lui, tutto cambia. Stracciatevi il cuore, non le veste. Non dobbiamo fare le mosse, dobbiamo andare a Dio col cuore. Tornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso, è pietoso, lento all'ira e pieno di bontà, e si pente del male che manda. Se andiamo a Lui con un cuore stracciato, con uno spirito rotto e diciamo Signore ho bisogno di te, Lui ci riceve come siamo, pensa. Nel Salmo 50, 51, 17 dice, che bella la parola del Signore, io mi nutro, sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. <ride> cioè, se noi andiamo così al Signore, facciamo fatica ad andare così? E dire, Signore, di fronte a tutti questi eventi, che sono così visibili? Non possiamo dire... Io qualche volta ci cioè, ho due o tre programmi che sono gli analisti della guerra che anticipano come andrà. E beh, ogni giorno mandano dei messaggi dietro le quinte che cosa succede. Non sono notizie buone. Assolutamente, non è solo quello che vediamo e cosa è cosa c'è dietro. I tempi non miglioreranno, ma noi dobbiamo andare al Signore. Il Signore ci dà lo spazio giusto per gli analisti ragionano diversamente da come vediamo la guerra perché loro vedono due o tre mesi in avanti a livello globale a livello nazionale e a livello politico perché cercano di capire per demolire un dittatore che cosa bisogna fare se togliamo quello e ne mettiamo un altro peggio di quello che cosa succede queste sono sono le analisi che normalmente si fanno, non di quei poveri soldati che muoiono da una parte e dall'altra che ci dispiace, ma è dietro le quinte che bisogna leggere. E il Signore sa dietro le quinte che cosa c'è, perciò ci invita di tornare a Lui. Tornare a Lui con umiltà ci pesa. Sacrificio gradito a Dio è uno spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi il cuore abbattuto e umiliato. Le cose stanno peggio di quello che noi vediamo per televisione. I messaggi per televisione vengono filtrati. Ci viene dato soltanto qualcosa che come quelle immagini che non si possono vedere. Però Dietro c'è di più. Dio lo sa, perciò desidera che tu e Dio veniamo fuori. Non c'è un altro rifugio se non quello di andare a Dio. Quando noi andiamo al Signore egli cambia ogni cosa. Nel capitolo 12, verso 20 di Matteo, Gesù dice che lui, leggiamolo insieme. Egli non triterà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Che cos'è la canna rotta? Sai, una canna tritata normalmente i pastori non possono fare più un flauto perché è tritata. Ma quando andiamo a Gesù, egli la fa suonare comunque la fa suonare con la gioia della salvezza. Sì, perché non è la canna, che, non è il flauto che serve al credente che incontra il Signore, è la gioia che viene fuori dal cuore che ci fa cantare anche con la canna rotta, perché la canna è rotta, possiamo essere rotti noi, però la nostra contrizione Porta a salvezza. Benedetto sia il Signore. Anche se non si può fare un flauto per suonare, e anche se non stiamo facendo luce con un lucignolo fumante, Gesù ora mostra la sua compassione. Con Gesù tu puoi suonare, tu puoi fare luce. Egli non è qui a giustificarci, a, a, a condannarci, ma è qui per perdonarci. La sua compassione, con Gesù tu puoi suonare, puoi fare luce. Egli non è qui per i giusti ma è qui per i peccatori. Gesù è venuto per questo, non è venuto per quelli che già sono a posto, per noi che ci sentiamo di avere bisogno del Signore e andiamo a Lui, Lui è pronto a modellarci, a cambiarci, anche se la canna non si può più fare un flauto, Egli fa di te uno che canta. Uno che suona, che loda Dio. E anche se tu hai luce come un lucignolo fumante che ti bruciano gli occhi perché il fumo non ti fa vedere niente, Lui mette la sua luce nella tua vita e tu cominci a risplendere e la gioia della salvezza ti invade. Nel capitolo 2, verso 14, dice così. Può darsi che gli torne e si, e si penta e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta e una libazione per il Signore vostro Dio. Lui, un vero pentimento porta un vero perdono. Se noi andiamo con le ciancerie al Signore non cambia nulla. Noi dobbiamo smettere di andare e dire paroline che cerchiamo le parole religiose e le aggiustiamo. Il vero ravvedimento è di lasciare la vecchia via, lasciare i pensieri che ci portano lontano da Dio e intraprendere, abbracciare per così dire le direttive che vengono dal Signore e seguirle e camminare con Lui. Quando noi facciamo questo tutto cambia. Un vero pentimento porta un vero perdono. La tromba di Dio suona in questa sacra assemblea. Nel capitolo 1 comincia proprio con il fatto, leggiamolo, capitolo 2 verso 1. Dice che egli, questo, questo profeta dice che lui, lui sta suonando la tromba, la tromba serve per un grande raduno: suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio Monte Santo, tremino tutti gli abitanti del paese perché il giorno del Signore viene e è vicino. Nel capitolo 2, dal verso 1. Il Signore suona la tromba che raccoglie una, una grande assemblea. Come siamo noi adesso? La raccolta, siamo insieme per radunarci e parlarci delle cose che stanno per accadere perché facciamo ancora in tempo e anche se... Quasi il bottone viene schiacciato, lui non si ferma di parlarci ancora in questo giorno, sorella, fratello. Poniamo mente, un vero pentimento. La tromba di Dio suona in questa sacra assemblea, la prima tromba nel capitolo 2 verso 1, è un allarme. La seconda tromba nel capitolo 2 verso 15 è che Dio, quando, arrivava a Dio, quando si radunavano, ti spiego questo così capisci meglio, quando si dovevano radunare nel popolo, suonavano la tromba come la sirena di raccolta. Quando Dio veniva messo sul trono in Sion, si suonava un'altra volta la tromba perché Dio era sul trono e il popolo si era accostato a lui. Nel verso 15 troviamo la seconda tromba. Leggiamo, dice, suonate la tromba, Sion, proclamate un digiuno, convocate una solenne assemblea. Che cosa vuole dire? Cristo si siede sul trono della nostra vita. La Chiesa tiene Cristo come l'essere più intronato. Egli deve sedersi nel trono del nostro cuore. Questa è la seconda tromba. Prima ci raccoglie, ci fa sapere i fatti e ce lo sta spiegando. E quando noi apriamo il cuore? e lasciamo Gesù Cristo di essere il nostro Signore e Salvatore ed è seduto sul trono della nostra vita in Sion la seconda tromba vuole dire un'altra cosa che egli ha compiuto l'opera nella nostra vita perché siamo andati a lui con un vero pentimento e veniamo fuori con un vero perdono che possiamo Suonare non il flauto ma la tromba perché Cristo vive dentro di noi. Cristo si siede sul trono della nostra vita, il Signore viene innalzato in noi, quando andiamo a Lui tutto cambia. Può essere? Sì. Nel verso 18 del capitolo 2 cominciano le promesse di benedizione. Questo è il messaggio di questo profeta. Lui non si fermava a dire solo il pericolo che c'era. Quando il popolo tornava a Dio c'era anche chi non tornava, ma l'ira di Dio restava su quelli che non tornavano, ma quelli che tornavano vedevano la benignità di Dio che si riversava nella loro vita. Leggiamo insieme. Il verso 18, dove ci sono e iniziano le promesse di benedizione, il Signore ha provato gelosia per i Suoi e ha avuto pietà del Suo popolo. Quando noi ci accostiamo a Lui, promesse di benedizione, il nostro pentimento attira Dio per iniziare la nostra restaurazione. Quando noi andiamo al Signore comincia la restaurazione materiale, comincia la restaurazione spirituale e, comin e comincia la restaurazione della nostra famiglia. Tutto cambia. C'è un bel canto che dice, nella casa è un paradiso quando c'è il Signore. Ve la gioia, ve il sorriso, ve la sil d'amore. Si combatte tra le pene, si sopporta ogni dolore, non si invidia l'altro il bene quando c'è il Signore. Per questo il Signore vuole entrare nella tua vita e nella tua casa e come disse con Zaccheo. Zaccheo quando fece quella decisione personale, Gesù non disse la salvezza è entrata nel cuore di Zaccheo, disse... È entrata nella casa, in questa casa, come nella casa del carceriere di Filippi, che quando entrò la salvezza nella sua vita, lui con tutta la sua famiglia furono battezzati nella stessa notte. Sai che tu sei uno strumento nelle mani di Dio e se tu ti dai al Signore, il Signore cambia tutto nella tua vita. Mi viene in mente un fratello negro che si convertì al Signore, perché la conversione non è cambiare religione, è un evento potente dello Spirito Santo che ti cambia. Quando è tornato a casa, si trattava di qualche ora che era mancato da casa, ha detto alla moglie, devi scegliere. Se mi vuoi a me devi accettare Gesù nella tua vita, se no ci possiamo anche lasciare. La moglie si è trovata, dice, che gli è successo a mio marito che parla in questo modo? Quando ci diamo al Signore col cuore, un vero ravvedimento porta un vero perdono, un vero perdono porta la salvezza, perciò noi quando andiamo al Signore dobbiamo andare seriamente, smettiamola con queste parole religiose che facciamo solo i religiosi, ripetiamo. Le, le parole che non dicono niente che lo stanchiamo pure ad ascoltarci e sarà stanco pure di sentirci qualche volta dico signore ma non ti stanchi di quando diciamo solo parole aiutaci, aiutaci, aiutaci la tromba di Dio suona in questa sacra assemblea la prima era per quella ma lui promette benedizioni il nostro pendimento lo attira attira Dio per iniziare la nostra restaurazione, leggiamo dal verso 19 fino al verso 23 che parla che cambiamento egli porta. Sarà una terminologia che non tutti la comprendiamo perché è agricola, però sappiamo che il benessere della benedizione di Dio comincia a cambiare tutto. Leggiamo dal verso 19 fino al verso 23. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo, ecco, io vi manderò grano, vino, olio e voi ne sarete saziati e non vi esporrò più all'infamia tra le nazioni. Allontanerò da voi il nemico che viene dal settenzione, lo respingerò verso una terra arida e desolata la sua avanguardia verso il mare orientale, la sua retroguardia verso il mare occidentale. La sua infezione salirà, aumenterà il suo fetore perché ha fatto cose grandi. Signore aiutaci. Leggiamo ancora. Il Signore cambia tutto, non temere, o terra del paese. Gioisci, rallegrati perché il Signore ha fatto cose grandi. Sì, quando noi torniamo al Signore gli occhi nostri si aprono e vediamo come lo Spirito Santo cambia tutto nella nostra vita. Alleluia, 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 gloria al Signore. Non temete animali, andiamo avanti. Non temete animali o oh, animali selvatici perché i pascoli del deserto rinverdiscono. Perché gli alberi portano il loro frutto, il fico e la vite producono abbondantemente. Che bello! Il Signore cambia tutto. Alleluia. Quando noi andiamo a Lui, Egli ci arricchisce prima di tutto con la Sua presenza. Sentiamo il calore della presenza dello Spirito Santo che ci porta la celeste gioia nel cuore. Leggiamo il verso 23. Voi figli di Sion, figli della Chiesa, figli che ci siamo ravveduti e siamo andati al Signore, gioite, rallegratevi nel Signore vostro Dio perché vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura e fa scendere per voi la pioggia, quella d'autunno e quella di primavera come prima. Gloria a Dio, gloria a Dio. Tutto comincia a funzionare secondo il ciclo ordinato da Dio. A ottobre la pioggia per la germinazione di ogni cosa che noi seminiamo. Da marzo a maggio l'umidità necessaria per la frutta e i chicchi siano più grossi e abbondanti. La sua presenza nella nostra casa, nel verso 27, cambia, cambia, cambia. Conoscerete che io sono in mezzo a Israele, sono in mezzo a voi, che io sono il Signore vostro Dio e non ce n'è nessun altro e il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Quanto è bello quel canto che mi viene in mente. E la casa un paradiso? Lo vogliamo cantare, lo cantiamo insieme prima che finiamo. Si trova al numero. Credo che lo abbiamo. Va bene, man mano lo trovi, vedi che lo troviamo. E la casa è un paradiso, vedi se ci riesci a trovarlo. Così lo cantiamo. Benedetto sia il Signore. Guardiamo se la regia l'ha trovato. 416. Cantiamolo insieme. Sì, cantiamolo questo canto. Cambia tutto nella casa del carceriere di Filippi. Cambio tutto. Nella casa di Zaccheo, cambiò tutto, cambierà tutto nella tua casa. Non aspettare che si cambiano gli altri, comincia tu a fare un passo di fede e di ubbidienza a Dio, perché tu sei lo strumento. Questa mattina, Signore, è facile che non ci sono dei tuoi parenti insieme. Tuo figlio, tua figlia, tua madre, tuo padre insieme. Il Signore, sta parlando a te. Comincia tu, perché tu sei una benedizione dove sei. Pensa a Giuseppe, che benedizione era? Giuseppe fu una benedizione per portare 3 milioni di ebrei dopo 400 anni. Signore, grazie, grazie, grazie. Cantiamolo insieme. Facciamo passi di ubbidienza verso Dio. un paradiso quando c'è il Signore, bella gioia, velo sorriso, è la silda si combatte fra le pene, si sopporta. molte volte demandiamo pensiamo sempre che un altro può essere più ascoltato di noi, ma quando noi ci diamo al Signore il Signore si servirà proprio di noi. Non che dobbiamo far diventare le persone come noi, attenzione. Dobbiamo noi mantenere un rapporto di comunione con il Signore e permettere allo Spirito Santo di servirsi di noi perché può cambiare l'atmosfera con la sua presenza nella nostra vita. Sì, perché noi siamo dei contenitori speciali. Per un periodo di tempo il nemico cerca di ostacolarci, ma quando noi perseveriamo nella consacrazione, abbiamo udito milioni di testimonianze, di contrasti nelle famiglie all'inizio però chi era stato fedele ha visto i risultati potenti nella sua stessa casa. Il verso 27 stavamo leggendo. Conoscerete che io sono in mezzo a te che io il Signore, vostro Dio, e non ce n'è nessun altro. E il mio popolo non sarà mai più coperto di vergogna. Questo porta a un capo, capovolgimento. Gesù dice che se senza di lui non possiamo fare nulla. Lo dobbiamo leggere. Noi non possiamo portare frutto senza Gesù. Riguarda proprio il fatto che parliamo già di frutti. E nel capitolo 15 di Giovanni, verso 5, dice voi. Senza di me non potete fare nulla, perché realmente noi dobbiamo mantenere costantemente la sua presenza nella nostra vita. Così come abbiamo letto in Gioele capitolo 2 verso 14, proprio dove c'è il peggio, il Signore può cambiare tutto. Il verso 14 dice, può darsi che Egli torni e si penta. Dio si pente <ride> e lasci, per pentirsi Dio ci dobbiamo pentire noi, e lasci dietro a sé una benedizione, un'offerta, una libazione per il Signore vostro Dio. Proprio dove c'è il peggio, un vero pentimento cambia tutto. E dal verso 28 al verso 32 noi siamo nell'era dello Spirito egli vuole riempire di Spirito Santo la tua vita, la tua casa e anche la comunità dove vai. Tu puoi essere uno strumento nelle mani del Signore per un risveglio nella tua stessa comunità. Leggiamo dal verso 28 al verso 32. Dice così. Dopo queste cose avverrà che io spargerò il mio Spirito. Su ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle serve spargerò in quei giorni il mio spirito. Siamo proprio nel tempo giusto. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre, certo, e la luna in sangue. Questo accadrà prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ma con lui siamo al sicuro perché c'è il rapimento e chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sione a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che è il Signore chiamerà. Chi può partecipare a questa opera, il primo rigo ci dice tutto. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Vogliamo invocare il Signore in questo momento e preghiamo insieme. Dai, prega insieme con me, sorella, fratello, dove sei? Signore, ti invochiamo, ti cerchiamo. Vogliamo che tu vieni nella nostra vita, che tu presiedi nella nostra vita, presiedi nella nostra casa, nei nostri pensieri, nel nostro modo di muoverci, nel modo di camminare. Signore, noi ti invochiamo perché la tua parola, ed è così, ci dice che non c'è un altro modo per poter essere salvati se non quelli che, e noi siamo tra quelli questa mattina, Invochiamo il tuo nome, Signore, sì. Non è la nostra religione che ci salva, non è la nostra setta, la nostra denominazione. Sei tu, perciò veniamo a te, Signore, e ti diciamo salvaci, perché abbiamo bisogno di avere costantemente il nostro cuore aperto a te, perché sei tu colui che cambia ogni cosa. E a te, Signore, rendiamo l'ode, onore e gloria ora e sempre. Amen, amen, amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così poi vai a rileggere quei versi che ti hanno parlato. Gioele 2 da 3 a 10, Matteo 24, 7 e 8, Gioele 2, 31, 3, 15, Matteo 24, 27 a 30, Gioele 2 da 11 a 13. Salmo 51, 17, Matteo 12, 20, Gioele 2, 14, 2, 1, 2, 15, 2, 18 al 23, 2, 27, Giovanni 15, 5, Gioele 2, 14, Gioele 2, 28 al 32. E così anche oggi lo Spirito Santo ci invita a. Di andare a Lui. Ma non ripetere le stesse parole, man mano rettificare la nostra vita. Forse qualcuno può pensare: ma ravvedersi che vuol dire ogni giorno sto lì a piagnucolare davanti a Lui? No! È che camminiamo con Lui quando ci sono delle scelte da fare, anziché scegliere quelle che ci portano lontano da Dio. Scegliamo quelle che ci avvicinano a Dio. Egli non vuole persone che piangono sempre e stanno lì a dire Signore, 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 no. Egli ci, salva, ci ha salvati per grazia e per grazia continua ad operare nella nostra vita. Dobbiamo solo da questo momento in poi fare le scelte giuste. Questo piace al Signore, piace pure a me. Questo non piace al Signore, non piace neppure a me. Io ho trovato questa formula che mi va bene, è una formula semplice. Signore, questo piace a te, piace pure a me. Questo non piace a te, non piace neppure a me. Ebbene, Dio piacendo, ci vediamo questa sera alle ore 20 per il culto di adorazione e insieme continuiamo a lodare Dio. Dio ti benedica, che la sua benedizione si posi su di te ora e sempre. Su te. E sulla tua famiglia, perché tu sei uno strumento importante nel contesto della tua famiglia. Il tuo cuore dato al Signore produce benessere nel contesto dove tu sei, perché la benedizione di Dio si espande dove tu sei. Non guardare le piccole difficoltà di incomprensioni inizialmente, poi quando resti stabile, il Signore ti fa vedere. Dei risultati eccellenti, non ti piegare, persevera e vedrai la gloria di Dio che si manifesta nella tua vita, nella tua casa e in quello che tu fai. Dio ti benedica. A questa sera, Dio piacente.